spero che, insomma, di poter lavorare al servizio di tutti facendo il meglio. Devo dire la verità, sì. Devo dire la verità, sì. Ne pensavamo fra i 9 e i 11, è andata come ci aspettavamo. È una vecchia battuta legata al fatto che l'ultimo ad arrivare fu Gamba Corta, che era una vecchia storia, un vecchio detto popolare. Credo che molti dell'UDC mi abbiano votato, mi hanno votato quelli civici, mi hanno votato quelli ovviamente di Forza Italia, di NCD, ringrazio tutti, devo dire la verità, perché spero che il Consiglio Provinciale sia un consiglio che consenta di avere in consiglio il meglio dei candidati, anche con una equa rappresentanza delle varie parti. Ma ripeto, la cosa più importante è che non mi aspettavo di vincere. Ovviamente ci sarà il confronto, anche perché vincere con il 50 virgola è come avessi pareggiato, quindi insomma ovviamente bisogna essere il presidente di tutti, ma questo credo che sia inevitabile. Sono, ripeto, soddisfatto di come sia andata. Ovviamente, ripeto, sono un sindaco del dialogo, dell'incontro con le istituzioni, lo sarò anche in questa funzione di presidente. Ovviamente aspettiamo la proclamazione, credo che sia opportuno, no? Ma non è una sconfitta, è un pareggio, quindi se pensava di vincere sì, se pensava di pareggiare dovrebbero essere contenti. No, noi dobbiamo evitare questa storia della periferia contro il centro, del centro contro la periferia. Siamo forti se siamo uniti, e credo che questo debba essere il principio alla base di tutto. Lo statuto, naturalmente, che è fondamentale, senza statuto non si può governare. E poi vediamo, adesso io avevo detto che l'edilizia scolastica per me ha una funzione primaria fondamentale, e poi tutte le altre cose che abbiamo detto, la pianificazione europea, l'assistenza tecnica ai comuni, un'attenzione particolare all'ambiente, che sono, come dire, le priorità. La priorità sono le scuole, l'abbiamo detto. Io credo che sulle scuole abbiamo la necessità e l'obbligo di mettere le scuole non solo in sicurezza, di garantire il risparmio energetico, la minori costi di gestione. Dobbiamo consentire che i ragazzi che frequentino le scuole superiori in provincia di Avellino abbiano pari opportunità con quelle delle altre province italiane. I cittadini di Ariano hanno un sindaco che è anche presidente, spero che siano contenti. No, ma il mio telefono è qui non prende.